Salve a tutti amici di YouTube, qui Mickey Perfect, un'altra sacca di parla. Benvenuti in questo nuovo video. Come da titolo è stato annunciato lo spoiler completo del nuovo Structure Deck dei Monarchi. Mazzo che, come è successo altre volte, potrà entrare nel meta, ovviamente però avendo un costo ridotto. Trattandosi di uno Structure Deck, ragazzi, siamo davanti a un mazzo che, diciamo, già con tre mazzi si ha la base di veramente un buon mazzo. Quindi direi di non perderci ulteriormente in chiacchiere e di andare a vedere di che cosa si tratta lo spoiler. Allora, lo spoiler innanzitutto si compone da un token che era un token, non ne ristampavano, quindi ci può stare. Poi abbiamo l'Aether the Heavenly Monarch, l'Erebus the Underworld Monarch, che sono i due boss del mazzo. Uno porta un ciccione dal deck e l'altro, mandando due Spelltrap Monarch, rimischia uno all'oppo. E poi ha anche un altro effetto. Poi abbiamo Eidos, l'Underworld Squire, Ledea, The Evenly Squire, che sono uno si sposa con l'altro perché sono veramente fortissimi insieme, che permettono già subito di essere molto aggro contro l'avversario. Poi abbiamo una bella sfilarata di Monarch. Abbiamo il Caius, lo Zaborg, il Grammarg, il Mobius, il Testalus e il Raiza. E questi sono i monarchi, i sei monarchi che, diciamo, compongono questo structure. Poi abbiamo ovviamente i vassalli, il Lucius, il Mitra, l'Androb, Esker, Berlinet e il Garum. Come avete ben visto, non c'è Kurax, che è una di quelle carte che in alcune decklist si gioca. Io non lo gioco personalmente perché non mi piace fare tutto questo giro di pescaggio. Io gioco 3 pair di Majesty dritto proprio peso, perché Majesty è GG contro molta roba, tirato anche subito, veramente rompe i coglioni in una maniera paurosa. Illusory Snatcher, andiamo avanti perché se sono veloci non ci interessa. Abbiamo il Tragoedia, Dandelion, Mathematician, bella reprint, Level Eater, Battlefather, Rainbow Kuribo, e poi abbiamo la Pantheism of the Monarchs. Veramente fortissima questa carta perché ci permette di pescare davvero tante tante carte. Dominio dei Monarchi, che è una terreno veramente fortissima. Marcia dei Monarchi, Ritorno dei Monarchi, la Stormford dei Monarchi, carta essenziale per questo deck, e se Monarch diventa bello grosso, Stormford potrebbe essere una di quelle cose che potrebbero incrinare la forza di Monarch se decidessero di toccarlo. Strike of Monarch, Tenacity of the Monarch, cioè un'altra carta veramente forte, che è, diciamo, il sercino del mazzo, e alcuni pensavano non venisse reprintata, invece la Konami ha voluto mettere, come è giusto che sia, tante carte che servono dentro al deck, pronto per essere già giocato, prendendone solamente tre. Soul Exchange, ma è inutile. Enemy Controller, Dice Fun, Soul Charge, The Prime Monarch, The First Monarch. Allora, The Prime Monarch e The First Monarch, allora, non mi ricordo, il The First Monarch è quello lì oscuro, quello chiaro, quello tutto bianco. In pratica anche questa è una carta molto valida. Escalation of the Monarch, The Monarch Awaken, The Monarch Erupt, By Order of the Emperor e Pinpoint Guard. Ecco, queste sono le carte dello spoiler, ragazzi. Che cosa c'è da dire? C'è da dire che volete un mazzo poco costoso ma forte? Volete un mazzo non eccessivamente complesso da giocare? L'avete trovato, ce l'avete davanti. Tre pair di questi e avete già un'ottima base per partire. Anche per chi inizia a vedere il gioco da zero, questo è un mazzo veramente utile, perché ha carte veramente forti anche contro il meta di adesso, perché la terreno dei Monarch, che è quella nuova, non permette di evocare dall'extra, quindi già blocca un po' le evocazioni pendulum, blocca l'extra dell'oppo, quindi ragazzi voi potete immaginarvi quanto possa essere forte una cosa del genere. Inoltre riduce i livelli, quindi aiuta l'evocazione, insomma, veramente uno structure deck coi fiocchi. Ovviamente ragazzi, per parlare di strategie, di forze, di ruoli del mazzo, bisognerebbe fare un video a parte, che se, diciamo, mi richiederete nei commenti, oppure me lo farete sapere con, non so, con un mi piace, anzi se volete spolliciate, fate qualcosa, io farò un video a parte e vi spiegherò un pochettino un po' come il funzionamento del Monarch, siccome l'ho giocato un pochino, l'ho giocato abbastanza, e quindi mi farebbe piacere, se voi volete, di parlarvene un po'.
Niente ragazzi, da MickeyPerfer96 è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi piaccia anche il mazzo, e per oggi è tutto. Bella!